L'emergenza coronavirus ha destato chiaramente preoccupazione e tutto ciò si riflette anche nelle donazioni del sangue. Nonostante gli appelli di questi giorni, sono diminuiti purtroppo i donatori e la sede Avis di Ribera lancia un vero e proprio appello alla cittadinanza affinché non smetta proprio in questo momento di donare. Sì, esattamente. È molto importante continuare a donare perché c'è veramente bisogno. Il Centro Nazionale Sangue ci ricorda che chiunque abbia soggiornato nelle aree a zone a rischio non può donare, però per tutte le persone sane che stanno bene possono tranquillamente donare. Noi giustamente prendiamo tutte le precauzioni del caso. Durante la donazione e non c'è nessun rischio di contagio né per chi riceve né tantomeno per chi dona. Quindi è molto molto importante donare. Fino ad oggi avete registrato un vistoso calo nelle donazioni per lanciare questo appello? Purtroppo sì, c'è stato un calo per una paura relativamente giustificata, ma assicuriamo che non c'è nessun rischio per nessuno. Non andando a donare, purtroppo creiamo un problema ancora maggiore, cioè creiamo del danno a chi ha veramente bisogno. Quali sono le precauzioni che comunque ritengo abbiate adottato per consentire l'accesso alla struttura in totale sicurezza? Allora, noi innanzitutto, a parte tutto il personale che è fornito di guanti e di mascherine, il donatore che viene, viene innanzitutto per appuntamento. Facciamo entrare solo due alla volta per evitare gli assembramenti di persone. Chiunque entra fa un lavaggio delle mani, utilizza i guanti e forniamo delle mascherine per tutti, quindi non c'è nessun rischio per nessuno. Quindi rinnovando l'appello alla cittadinanza di Ribera e dei comuni limitrofi a riprendere le donazioni, cosa devono fare le persone come possono mettersi in contatto con voi? Possono telefonare al nostro centro oppure direttamente a me, io posso lasciare anche il mio numero personale che è 347-059-2760. Mi chiamano, darò tutte le delucidazioni del caso, prenderemo un appuntamento nei giorni prestabiliti con il centro trasfusionale di riferimento. Al momento ci sono dei problemi per quanto riguarda i medici per reperirli, però stiamo facendo di tutto per organizzare delle donazioni straordinarie perché c'è veramente bisogno.